Io voglio perdermi ancora, nelle minuzie del paesaggio, nelle assenze, nel disinteresse e nel distacco, nella noia, nell'insofferenza leggera, nello spaesamento, nel margine. Casa. Dove esce il fumo è casa mia, dicevano i contadini di Irpinia per indicare la propria casa. Il nido per dimorare, dov'è il massimo della familiarità, si combina di oggetti che parlano di noi e delle stratificazioni della nostra vita. Le viviamo come definitive, eppure sono anch'esse provvisorie, ma sono nostre e stanno dentro il nostro spazio, uno spazio delimitato, privato, nel duplice senso di intimo e vietato agli altri. La casa. Il paesaggio primario, luogo della distinzione più netta tra hospis e hostis. All'uomo, specie simbolica, non basta una tana, ma un paesaggio interiore dove abitare, dove creare ed esprimere le proprie abitudini. L'unico paesaggio possibile per noi. Da qui in poi è il paesaggio oltre umano. Abbascia lo saucco, si è aperta la casa. Abbascia lo saucco, si è aperta. Abbascia lo saucco, si è aperta la casa.
È il margine. È il margine il luogo vero da studiare, quello delle idee e della vita. Tutto quello che si sposta al centro, nell'evidente, scoprirà la necessità di poter solo sopravvivere. È solo sul margine che un'idea può nascere e trasformarsi senza doversi mummificare per l'attenzione alla sommatoria di interessi vacui che la circondano. Quando si cerca nella stessa cornice dello stesso stagno, si trovano solo le cose di sempre e si insiste a restaurare l'ordine precedente. Quell'ordine si propone rassicurante, ma a guardarlo meglio è una trappola della mente. Perseverare nelle sue false rassicurazioni porterà la paura a trasformarsi in angoscia. Scopriamo così che siamo fragili e dipendenti. Posso esistere io, posso ancora resistere. Rigurgito di società, io sono ancora qua. Fuori mi faccio pietà, io sono ancora qua. Posso vivere ancora. Posso vivere ancora soltanto qui dentro, tutto vuoto e sospeso intorno, lo sguardo diventa incerto, tuo paesaggio saltami addosso, io bevo ancora il tuo succo. Continuo perché posso esistere io, posso ancora resistere. Stanco della mia realtà io, sono ancora qua. Fuori io mi faccio pietà io, sono ancora qua. Posso vivere ancora. Soltanto qui dentro posso vivere ancora, soltanto qui dentro posso vivere ancora, soltanto qui dentro. Thank you.
In base all'evoluzione che ci ha portato fin qui, noi siamo capaci di concepire e creare un altro mondo possibile. Un paesaggio oltre è la nostra principale responsabilità verso noi stessi e il sistema vivente a cui apparteniamo. Una coscienza non indecisa, ma una coscienza malinconica della sobrietà, come quella di Amleto ci vorrebbe in questo nostro tempo, perché una coscienza che dialoga con se stessa non può non essere malinconica, dal momento che la malinconia comporta la coscienza del senso del limite. Innovando creiamo la tradizione, non celebrando passati e chiudendoci nel presente. I luoghi vivono un tempo di indecisione e non di malinconia. Quando scali una montagna, anche la più alta, puoi ammirare panorami. Solitamente, da più lontano lo guardi, più bello sembra il mondo. Il paesaggio, invece, lo scopri quando cammini a raso terra. Ci cammini dentro e ne annusi odori lievi e fetidi. Gioisci con i protagonisti e ne interrompi le bestemmie, e più che di bellezza, vera o presunta, discuti di vivibilità. La prima tutti credono di poterla riconoscere, la seconda
pochi sanno di non viverla. Quando guardi il mondo dal margine, è questa la necessità di cui senti l'impellenza.